Sì, io ho trovato poche risorse, pur è vero che abbiamo inserito come assessorato diversi progetti nei fondi FSC e altri nei fondi di POC, quindi erano vecchi progetti che non sono stati finanziati. Tra l'altro una vicenda vecchia, ci sono stati dei problemi di competenze tra noi e il dissesto e ho dato indicazioni per porre rimedio a queste incongruenze che ho trovato. Poi ho delle piccole riserve e ho immaginato di utilizzarle tutte su Agrigento, dando priorità proprio perché Agrigento sarà destinataria di un flusso turistico sovramisura, che è quello di Agrigento Capitale della Cultura, che giustifica un'attenzione che sta avendo dal governo regionale e dal governo nazionale su una serie di misure. Questa diventa una delle priorità perché le strade delle dune, su cui voglio ricordare con somma urgenza, è già intervenuto il Genio Civile, peraltro su mia segnalazione fatta all'assessore Aricò, rischiamo con le mareggiate di non solo andare a rovinare il lavoro che è stato fatto con le somme urgenze, ma di pregiudicare una viabilità che è una strada di collegamento per le strutture ricettive turistiche e alberghiere, per cui è assolutamente importante che questa venga ripristinata. Lo faremo in due momenti: un primo momento immediato, una soluzione tampone, e uno invece un po' più impegnativo, che ha bisogno di un progetto più dettagliato, che ho chiesto al dirigente del DRT venga fatta dal Genio Civile, proprio per cercare di fare tutto in tempo record.